Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale e benvenuti nel mio nuovo video. In questo video vedremo le domande e le risposte per la preparazione al concorso pubblico ACI. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 50/2016 e successive modificazioni, l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di contratti attivi esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice avviene nel rispetto dei principi di: la risposta da selezionare è economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica. Ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 50/2016 e successive modificazioni, i raggruppamenti temporanei di concorrenti possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici? La risposta da selezionare è sì, purché prima della presentazione dell'offerta abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi. Ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 50/2016 e successive modificazioni, le società cooperative di produzione e lavoro possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti? La risposta da selezionare è sì, nell'ambito di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro. Ai sensi dell'articolo 48,7 del decreto legislativo 50/2016, i consorzi sono tenuti a indicare in sede di offerta per quali consorziati ciascuno di essi concorre. La risposta sì, sempre. Ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 50/2016 e successive modificazioni, da chi deve essere sottoscritta l'offerta presentata da un raggruppamento temporaneo di imprese in via di costituzione? La risposta da selezionare è da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo. Ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 50/2016, le successive modificazioni, nel caso di forniture o servizi per raggruppamento di tipo verticale, si intende. La risposta da selezionare è un raggruppamento di operatori economici il cui mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie. Ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 50/2016 e successive modificazioni, nel caso di lavori per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende, la risposta da selezionare, quella corretta, è una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente. Ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 50/2016, la modificazione della composizione di un raggruppamento temporaneo di concorrenti rispetto a quella risultante all'impegno presentato in sede di offerta comporta: la risposta da selezionare è l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto. Ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 50/2016, l'offerta presentata da un gruppamento temporaneo di imprese in via di costituzione deve essere sottoscritta. La risposta da selezionare è da tutti gli operatori
economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo. Ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 50 2016, nel caso di lavoratori si intendono lavori scorporabili quelli, a risposta istituzionale, non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nei documenti di gara dalla stazione appaltante. Ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 50-2016, che cosa accade qualora a una gara partecipino sia un consorzio sia i consorziati dello stesso singolarmente? La risposta da selezionare è: sono esclusi entrambi dalla gara. Ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo numero 50-2016, può un raggruppamento di imprese presentare un'offerta ai fini di ottenere l'aggiudicazione di un appalto? La risposta da selezionare è sì, purché contenga l'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse ove gli venga aggiudicato l'appalto. Ai sensi dell'articolo 48, comma 4 del decreto legislativo 50 2016 e successive modificazioni, nel caso di lavori di forniture o servizi dell'offerta, devono essere specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. La risposta corretta da dare è sì in ogni caso. Ai sensi dell'articolo 48,5 del decreto legislativo 50-2016, nel caso di servizi e forniture, la responsabilità degli assuntori di prestazioni secondarie, la risposta da selezionare con la corretta è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario. Ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 50-2016, quale tra le alternative proposte non è uno dei mezzi di comunicazione le stazioni appaltanti possono scegliere per le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative a concessioni? La risposta da selezionare è comunicati a mezzo stampa. Ai sensi dell'articolo 53,5 del decreto legislativo 50-2016 e successive modificazioni, fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione e relazione. La risposta da selezionare, quella corretta, è alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. Ai sensi dell'articolo 54, decreto legislativo 50 del 2016 e successive modificazioni, le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure di cui al presente codice. La durata di un accordo quadro per gli appalti nei settori ordinari non supera, la risposta da dare è i 4 anni. Ai sensi del decreto legislativo 50-2016 e successive modificazioni, le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure di cui al presente codice. La durata di un accordo quadro per gli appalti nei settori speciali non supera, la risposta da dare è gli 8 anni. Ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 50 2016, la durata massima di un accordo quadro per gli appalti
costi nei settori ordinari che viene conclusa la trasazione appaltante, la risposta da dare 4 anni. Ai sensi dell'articolo 54,1 del decreto legislativo 50 2016, salvo casi eccezionali da motivare, la durata di un accordo quadro per gli appalti nei settori ordinari non può essere maggiore di, la risposta corretta è 4 anni. Ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 50 2016 e successive modificazioni, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche, così come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze delle stazioni appaltanti, la risposta da dare è possibile avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione. Il video di oggi termina qui. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdervi altri video. E prepararsi al concorso ACI.